Per la tredicesima giornata del campionato promozione Girone C 2018-2019, il Fratres Perignano va in Banditella per rendere visita all'Armando Picchi, formazione che ha eliminato il Fratres Perignano in Coppa Italia a inizio stagione. Padroni di casa che schierano dal primo minuto Malasoma, Imparato, Grossi, Bartorelli, Cacciò, Felloni, Taddei, Balleri, Andolfi, Neri e Di Grande. Frate Sperignano che risponde con Rizzato, Lucarelli, Piletti, Lelli, Pagni, Marinelli, Cavtarazze, Pitti, Roffi, Favilli e Lum. Nelle prime fasi è il Picchi a partire con maggiore veemenza, Taddei allarga per Neri che punta Marinelli e Roffi prima di accentrarsi per un rasoterra ben bloccato da Rizzato. I padroni di casa ci provano dal calcio piazzato con Cacciò che dopo lunga rincorsa manca lo specchio della porta. I Bianco Amaranto tentano ancora a rendersi pericolosi con calci da fermo, calcio d'angolo dalla destra, colpo di testa di Cacciò che schizza verso l'alto e finisce sopra la traversa. Al 20° minuto Marinelli sulla fascia destra serve all'indietro per Lelli che si propone sulla tre quarti, vede in profondità l'inserimento di Favilli che riceve e scarica un preciso diagonale per il vantaggio del Fratres Perignano. Sotto di una rete il Picchi si ripropone in avanti, lancio di Andolfi, Piletti riesce solo a toccare testa, la palla arriva a Di Grande che riceve, Piletti si para davanti a lui ed è bravo a spingerlo sul fondo dove Di Grande tira addosso a un sicuro Rizzato. Pochi istanti dopo un ispirato Lelli dalla fascia centrale del campo inventa per Cavtarazze, il georgiano colpisce di prima intenzione ma la somma ci arriva con la punta delle dita per spedire la sfera in angolo. Al 44° minuto rimessa in zona d'attacco per il Picchi, Imparato punta Pitti, Pitti non si fa saltare e subisce un tocco dietro la parte Imparato, Pitti che da terra tocca il pallone con le mani, tra l'incredulità generale l'arbitro assegna un generoso rigore all'Armando Picchi. Dal dischetto va Cristian Cacciò, Rizzato indovina la traiettoria ma sulla respinta il primo arriva Bartorelli e stavolta l'estremo difensore del Fratres non può nulla. A pochi istanti di intervallo punizione a sinistra per il Perignano. La battuta di Favilli viene allontanata, diventa per Roffi che si inventa un gran destro che termina nel 7 e riporta avanti il Perignano prima di entrare negli spogliatoi. L'inizio della ripresa è vibrante, al 58° punizione dubbia per i padroni di casa, Neri mette la sfera in mezzo, la palla arriva dalle parti di Andolfi che risolve la situazione realizzando la rete del 2-2. Passano appena 6 minuti che il Fratres beneficia di una punizione da tre quarti. Va alla battuta Favilli che calcia di sinistro, la sfera non viene toccata a nessuno, rimbalza davanti a Malasoma prima di finire in rete per il 3-2. Il Perignano voglia richiudere i conti senza lasciare spazio all'ennesima rimonta del Picchi, punizione dalla destra, Matta colpisce di testa, Malasoma devia sulla traversa, Lum guadagna il possesso e dopo aver controllato il pallone tenta un destro respinto sulla linea di porta da Taddei. Lo stesso Taddei poco dopo lancia Neri sulla sinistra, Neri supera Lucarelli in velocità, entra in area ma il suo diagonale viene facilmente bloccato da Rizzato. Nei secondi finali Perignano avvicina in diverse occasioni al 4-2, Papadiopda a Pellegrini che scarica per Favilli il numero 10 alla ricerca della tripletta personale va verso il centro, stavolta il suo sinistro trova l'opposizione di Malasoma. Ed è ancora Malasoma viene chiamato in causa più tardi quando Pellegrini allarga per l'avanzata di Roffi che entra in area e chiama all'intervento l'estremo difensore del Picchi, bravo a respingere con i pugni. Finisce quindi 3-2 a favore del Fratres Perignano, una sfida intensa che, nonostante le basse temperature e la pioggia che è scesa copiosa, ha saputo far divertire gli spettatori accorsi sugli spalti. Un Fratres Perignano che ha messo in scena un'altra grande prestazione ricca di grinta e cuore per venire via da Banditella con la quinta vittoria consecutiva in tasca e altri 3 punti che permette ai ragazzi di Mister Fabrizio Ticciati di rimanere saldamente in vetta al girone C di promozione. Settimana prossima, ultimo impegno ufficiale del 2018, i rossoblù riceveranno al Matteoli di Perignano il Monterotondo, formazione attualmente penultima in classifica con soli 11 punti conquistati.